La segna stampa di lunedì 19 gennaio, ben ritrovato al direttore di fvgspotchannel.com Davide Mikalic. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Allora direttore, dal momento che hai già sfruccogliato tutti i temi di calcio nella trasmissione di Massimo Radina di eh, giovedì scorso, parliamo di hockey su ghiaccio, tennis e, e cano polo, ci tira ah, bene. Possiamo cimentarci su quello che vuoi. <ride> Scherzo, dai. C'è da parlare di questa udinese in realtà, perché eh, non si riesce mai a eh, trovare la quadra con la formazione di Sramaccioni che sembrava vincere contro il Cagliari, invece si è fatta rimontare. Con un rigore nei tempi di recupero dagli isolani. Tu eri dello Stadio. Che partita hai visto? Una partita un po' sulla falsa riga di tante altre viste allo Stadio Friuli quest'anno. Udinese del primo tempo impacciata senza pericolosità offensiva, eh, un pochino ingabbiata alla ricerca di qualche sbocco che non c'è, con poca qualità in centrocampo, secondo me. Un secondo tempo arrembante in due minuti la partita viene ribaltata. Tre punti d'oro che si intravedono all'orizzonte e poi su una, un errore una ripartenza sbagliata. Praticamente un rilancio sbagliato nasce un cross senza troppa verità da parte del Cagliari. E questo mh, rigore che grida vendetta perché è un giocatore ormai esperto come Erto, Non può cadere in un errore del genere. E ne ha fatti due ieri perché il gol del 1-0 è colpa sua, su un rimpallo sfortunato. E poi insomma insegnano ormai anche ai pulcini della scuola calcio che in area di rigore si tengono le mani dietro la schiena. Quindi un rigore poi sacrosanto, 2 2 che non fa gridare lo scandalo per quello che si è visto in partita e in campo, ma che chiaramente eh, lascia amare in bocca. e una classifica non ancora completamente serena e tranquillizzante per i bianconeri. Ma ha detto che in fondo alla classifica Parma e Cesena fanno ancora fatica a fare punti, per cui la Insomma, scuota salvezza è comunque abbastanza bassa. No? Eh, il no? problema è la terzultima, che è proprio il Cagliari. Vincere ieri vuol dire sistemare definitivamente la graduatoria e probabilmente dare un brutto colpo al Cagliari. Il Cagliari non mi è sembrato chissà che, però è una squadra solida, quindi se la giocherà. Ecco, quindi rimane il terzultimo posto ancora lì. Eh, credo che poi alla fine sarà una lotta, probabilmente a due, fra Cagliari e Chievo. Mi sentirei di dire le due squadre magari più in questo momento. In, in difficoltà come organico nel lungo periodo. Non penso che il problema riguardi Atalanta, tantomeno eh, il Torino, nemmeno l'Udinese, credo sia una lotta a due fra Cagliari e, e come ti dicevo, a Chievo. Direttore, eh, poi i giornali del lunedì si fanno leggere, per cui ci sono tanti titoli, tante frasi dette, non dette, mezze frasi, però Zola che dopo l'esperienza a Watford viene a Udine e eh, fa questa stoccatina ai pozzo, qualcuno l'ha letta come una mezza vendetta, tu come la leggi? Ma non credo, io credo che si sia lasciato in maniera abbastanza serena. Eh, Zola è un'autentica icona a Londra, in Inghilterra. Lui è stato eletto giocatore del secolo per quanto riguarda il Chelsea, lo chiamano Magic Box. Era stato scelto dai Pozzo come simbolo di questa scalata del Watford che non riesce a entrare in Premier League. Eh, dopo una prima stagione esaltante, le difficoltà della seconda hanno fatto sì che il rapporto si esaurisse. Ma credo in maniera assolutamente serena. Penso in questo caso ci sia più di, dei giornalisti. Che degli attori la polemica, credo che ogni tanto i giornalisti si divertano a buttare un po' di pepe, fa parte del mestiere, ma non credo che ci sia eh, particolare a credere. Dimenticavo prima Francesco Lempoli, anche l'Empoli potrebbe essere invischiata fra, in questa lotta a due, ma non credo. Credo che sia una squadra, per qualcosa ho visto sabato anche in TV contro l'Inter, che ha belle qualità il gioco, la corsa per star fuori dalla lotta a salvezza. Vedremo poi domenico Udinese-Empoli, Empoli-Udinese. Certo, che sarà una partita davvero importante. A proposito di Pepe, c'è anche il calciomercato da... Sì. Eh, da insomma, commentare. Quagliarella? Beh, sarebbe Don... bellissimo, no? L'Udinese ha bisogno, come il pane di un attaccante, ehm, non può andare avanti solo con Totò e con Terò. Questo Terò comunque è convincente. I due in coppia hanno fatto 15 gol, non è male. Totò 8, Terò 7, anche ieri il 2-1 nasce da una giocata Di, di Natale che... Pennella sulla testa del francese. Con la partenza di Muriel l'infortunio di Checco, che comunque rappresentava un po' un tappabuchi, in senso buono, eh, apre chiaramente le porte all'arrivo di un grande attaccante. Quagliarella sarebbe suggestivo come idea, un grande giocatore, secondo me. Pensavo che il ritorno a Torino coincidesse con una valanga di gol non è avvenuto strano, se cioè dovesse arrivare a Udine, credo sarebbe veramente un bel colpo e anche un'iniezione di fiducia e una bella scarica di adrenalina per tutta la piazza che in questo momento è un po' avvilita. Direttore, senti: se all'Udinese serve un attaccante, insomma, vediamo se arriva a Quagliarello o no, al Milan cosa servirà? E condivido sconcerti con un grande maestro quando definisce il Milan attuale un ibrido alla ricerca continua di una quadratura che non esiste, un ibrido a parametro zero, continuano a prendere giocatori bolliti a fine carriera o comunque senza esborso di denaro, evidentemente ci sono delle difficoltà e quindi questo i tifosi lo sanno e lo hanno accettato con grande dignità. Inzaghi doveva rappresentare il simbolo che rilancia la Milan il milanismo, no? però... Ecco, adesso mettere in discussione Inzaghi secondo me non ha senso, hai fatto una scelta, hai preso un atleta giovane nella tua cantera, vuoi costruire su di lui un progetto, adesso lo difendi. Non puoi immolare Inzaghi come hai fatto con Sedolf, non è il problema l'allenatore, il problema è che in questo momento manca una programmazione e manca una solidità societaria. Hanno provato un anno fa eh, la frangia nuova, rappresentata Berlusconi a far fuori i Galliani. È il vecchio Cavanza e non ci sono riusciti. Hanno trovato questo ibrido ulteriore in questo rapporto con il doppio AD. Adesso il Milan si trova due punti più su dell'Udinese con una squadra piena di giocatori, di doppioni. Anche l'acquisto di Cerci non so che senso abbia, va a intasare un ruolo in cui i giocatori ce ne sono già in abbondanza. Forse copre l'attuale assenza di di Onda, ma Onda prima o poi tornerà, rimane un ibrido, un ibrido in cui veramente sarebbe il colmo dei colmi se a fare le spese fosse Inzaghi. Apro la parentesi di Francesco, leggere che ritornerà Sacchi a coordinare il centro giovanile mi viene da ridere, con tutto rispetto per il maestro Sacchi, che ha rappresentato un punto di svolta epocale nel calcio italiano. Ha rappresentato però. A proposito di nuovo che avanza invece, c'è questa Sampdoria che si permette anche il lusso di spendere, 30 milioni di euro a Naso per Eto, addirittura, e, e, e vediamo Muriel insomma, nei prossimi giorni. Ma Eto alla Sampdoria e il Milan in queste condizioni? C'è cioè qualcosa che non quadra? Bah, sai, io credo che il Milan debba tappare buchi grossissimi che si porta dietro da anni, con il fraplay finanziario, con la situazione politica italiana che coinvolge il suo presidente non ottimale. Credo che Berlusconi non avrebbe problemi a comprarsi Eto, il problema è, è sistemare i bilanci che sono in profondo rosso con la situazione geopolitica attuale che chiaramente fa propendere il bilancino delle priorità da altre parti per quanto riguarda la famiglia Berlusconi. Ferrero spende perché la squadra funziona, tutti lo prendono in giro. Perché è una macchietta nelle sue apparizioni televisive, ma intanto ha costruito una squadra solida con un attore super solido e si trova al terzo posto in classifica, a dimostrazione che avere un attore preparato, con una squadra costruita sulle vaghe di somiglianza, con delle scelte oculate, insomma, si può anche veleggiare. L'Udinese ha dimostrato negli anni: eh? si può ancora veleggiare nelle altre sfere. Muriel è un investimento in prospettiva strepitoso, se funzionerà, e credo che Muriel o con Mihailovic o mai più. E to, forse più nell'immediato, vedremo anche perché Okaka ha terminato un pochino la sua fase di ascesa. Adesso Mihailovic ha rilanciato Berghio. Forse To potrebbe rappresentare nell'immediato quel, quella scarica che può aiutare la Sampa a giocarsi fino in fondo. Eh, la corsa a, alla Champions al terzo posto. Bisogna poi vedere in che condizioni si presenterà Eto. Io non sono mai particolarmente citato dall'idea di rivedere una grande gloria, ritornare a spendere gli spiccioli di carriera in un'altra squadra italiana. A proposito di corsa per il, i primi posti, corsa studetto, Scudetto è chiusa, Juve più 5 su da Roma? Potrebbe essere chiusa domenica prossima, al termine della giornata, ancora pro Juve. Juve-Chievo, non vedo un risultato diverso dall'uno fisso in schedina. Eh, credo che Fiorentina-Roma sia un po' il, capolinea, il, il crocevia scusa, di questa stagione. O la Roma vince al Franchi, oppure credo che la Juve crei un solco tale che poi non basterà neanche lo sconto diretto per poterli ravvicinare... anche se ricordiamoci... Insomma, il campionato italiano è lunghissimo... i tre punti per partita... fanno sì che veramente... ci siano sempre possibilità di recupero per tutti... però credo che domenica prossima... potrebbe essere una giornata decisiva... direttore nella domenica di FVG Sport Channel... c'è anche questa eh, sconfitta del Pordenone... che forse aveva abituato già... con i successi recenti sì. i propri tifosi... adesso torna a perdere... e torna ultima in classifica... E questo è il problema... sia sì, anche perché hanno vinto le, le rivali dirette... sotto si corre... Sì, quando si arriva in questa questo punto della stagione c'è una fascia di classifica di mezze squadre che deve trovare le motivazioni deve stare attente magari non farsi risucchiare grandi obiettivi in prova non ce l'hanno e quindi affrontare queste squadre in questo momento magari è abbastanza agevole non dico agevole ma più agevole rispetto all'inizio il Pordenone è nato a Venezia contro una squadra di questa fascia che però ha bisogno di uscire dalle sabbie mobili come Venezia e ha beccato due gol contemporanei successi delle sue, delle sue avversarie hanno fatto sì che il Pordenone si ritrovi di nuovo da sola ultima sarà una bella lotta però sarà una bella lotta un campionato nel campionato per evitare l'ultimo posto e poi dopo nei play-out si vedrà ma credo che il Pordenone abbia buone, buone possibilità sì ricordiamo che l'ultima retrocede sì. direttamente penultima e terza ultima giocheranno sono, i sì, play -out poi out. ci sono altre squadre la Gazzetta sotto questo aspetto è molto precisa perché mette giallo scuro, giallo chiaro e lì si può vedere benissimo quella che è la situazione attuale Direttore, mh, per quanto riguarda il calcio eh, io ho visto anche ieri pomeriggio eh, tantissimo calcio in, in televisione dalla Premier League piuttosto che al eh, campionato spagnolo sempre grande spettacolo però eh, effettivamente secondo te va bene avere calcio dal mezzogiorno della domenica fino alle 23 di sera guarda, in, in tv? Guarda, in, 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 di televisione, in questo caso Francesco eh, sono sempre i numeri che determinano se va bene o non va bene finché c'è tanta gente come me come te che lo guarda evidentemente sì cioè poi alla fine l'Auditel a, a questi grandi livelli l'Auditel comanda ed è sovrano leggevo di un programma che ha fatto Raffaella Carrà non sapevo neanche che esistesse ancora televisivamente Raffaella Carrà eh, che ha fatto ascolti bassissimi sabato sera con un varietà a parte anche in questo caso, anche in questo caso gli zombie che ritornano no? evidentemente in Italia ogni tanto abbiamo bisogno di questi zombie però eh, mettevano in discussione la trasmissione proprio perché i numeri la condannavano Finché il calcio continua a produrre ascolti, i dubbi, i dubbi non ce ne saranno. Poi devo dirti che insomma, la domenica ormai è un rito, a me piace zappare, vedere il pallone a te come tanti altri e siamo in milioni che hanno questa passione. Poi chiaramente quando l'Arsenal vince 2-0 a Manchester City, è ancora più, per i fans di Mourinho è ancora più una soddisfazione doppia e soprattutto Alexis Sanchez come l'hai visto? Se, cioè, hai visto la partita non l'ho vista, vista perché guardavo la GSA su, F su Free Sport Channel sì. e insomma, non si riesce a vedere tutto <ride> eh, devo dire insomma, che Sanchez è un grande giocatore non è diventato quel super top player a livello di Cristiano Ronaldo ma rimane uno di fascia altissima e quindi insomma quando si innesca è difficile da, da pescare ieri ha fatto l'Arsenal una, una grande cortesia al, al Chelsea che si trova un po' come la Juve in Italia con la Roma insomma ha un paio di match point in mano e chiudo, in realtà la domanda di prima era funzionale a una successiva domanda direttore il, lo sport in televisione, la diretta dello sport in televisione funziona sempre e sarà centro, sempre il soprattutto film soprattutto adesso eh, certo. ormai chi arriva primo vince è solo una questione di centesimi di secondo live è fantastico con l'avvento del poi dello streaming di internet la notizia è già vecchia e quindi bisogna arrivare prima degli altri quindi chiaramente lo sport fatto vedere in tempo reale ha sempre un fascino particolare e sempre di più secondo me lo avrà Zanutta, il nostro mondo. È la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su Zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Portenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano, crescere nella continuità. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanutta.spa.it. O vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Bye Claudia, Oreficeria, Premiazioni Sportive. Vai Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da Bai Claudia puoi anche personalizzarlo. Bye Claudia, a Povoletto! Seconda parte della rassegna stampa di lunedì 19 gennaio, siamo con il direttore di FVG Sport Channel Davide Michalic al quale chiedo che sensazioni ha avuto prima durante la partita della GSA a Lugo nei primi 38 minuti e poi negli ultimi due minuti. Tanto gli resta una grande domenica, per noi parlando proprio di sport in diretta, perché credo che avere l'opportunità di presentare in diretta una partita del genere con un simile pathos se rappresenti veramente una chicca e tutti gli appassionati pallacanestro e i, delle decine di messaggi che mi sono arrivati alla fine dimostrano che erano tantissime e davanti al teleschermo. Ecco, poi la partita di basket, così, non è uguale per quanto riguarda emozioni e suspense. Una partita per 30 minuti eh, da oh, museo degli orrori, perché sembrava che Lugo prendesse a schiaffoni la GSA e addirittura ci si chiedeva con, con che margine avrebbe rispedito a casa eh, i bianconeri di Coccio e Luca Corpacci e poi capita l'imprevedibile dello sport eh, che ti regala quelle pagine insomma, storiche no? una squadra che riesce a vincere l'ultimo quarto 32 a 10 che infila col suo giocatore peggiore in campo che ha fatto a 0 su 9 la tripla a 7 secondi alla fine dell'unico sorpasso della gara che ti regala due punti, insomma c'è della magia in tutto ciò ci siamo trovati a casa mia, tutti a saltare ad abbracciarci, penso in tante case. la pallacanestro è uno sport incredibile e ieri l'ho dimostrato una volta di più. Poi, per fortuna per noi, l'ha fatto con una squadra udinese. Chiaro che se fossi un tifoso di Lugo, allenatore di Lugo, stanotte avrei fatto fatica a prendere sonno. E eh, tra l'altro, allenatore di Lugo ha avuto un particolare intreccio perché nel fine settimana di afgspociani.com in diretta c'era anche la Graficcio sì. il sabato, che ha perso col caule di, di Mazio Longhin, e, lì, Galetti. Da Spilimbergo a eh, Lugo e quasi gli, riusci gli riusciva l'impresa eh, sì. poi Spilimbergo ha perso la nostra partita in diretta giocando comunque una partita a Gagliarda. Adesso avrà oggi credo che annunci un nuovo in allenatore, insomma sono intrecci di mercato a tutti i livelli, non solo nel calcio. Credo che però Galetti ieri qualche, qualche colpa ce l'abbia perché è una squadra che vince di 20 all'inizio dell'ultimo quarto con tutta la forza, la grinta, l'orgoglio, il talento degli avversari, non può perdere in quel modo. Cioè non dire, può. Direttore, tornando alla Serie B nazionale, nel girone B va detto che hanno perso sia la Fortitudo Bologna sia anche lo Zinuovi. Cioè non è scontato questo campionato? Se no, no, la ha punta. perso anche Sierana sì, nel girone A. Eh, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è un campionato livellatissimo. Lugo è una signora squadra con tanti giocatori di talento che si trovano, non si sa per che cosa, insomma avrà qualche problema di alchimia, là in fondo la classifica fra le ultime. Però è un signor campionato con tante belle squadre che se la giocano. E Quindi non esistono partite scontate. Anche ieri Cento, capolista, non ha avuto la propria vita facilissima ad Arzignano. La vittoria di Udine in questo caso a Lugo ha un valore doppio sia per il morale, per come è arrivata, sia per quanto riguarda la classifica, perché adesso Cento è lassù da sola e poi Montichiari e GSA inseguono due punti. Insomma, è un campionato bello, livellato, in cui non esistono partite scontate e in cui ci sarà da lottare e sudare fino all'ultima giornata. Saria due gold, vince Trieste a Veroli, Veroli ultima in classifica, sì. Trieste in posizione playoff. Seria due silver, anche per gli amici di Treviso che ci guardano, la sconfitta della eh, pallacanestro Treviso con Rosetto, inaspettata dici? Sì, insomma, era Reduce Treviso dalla grande vittoria di Reggio Calabria che sembrava averla rilanciata verso una fuga, questo KO interno contro una squadra di medio capotaggio come Roseto non ci voleva. Insomma, anche in questo caso però veramente cioè, il livello è, è veramente alto dappertutto, sono tutti tanti buoni giocatori e c'è un grande equilibrio questo fa sì che ci sia sempre spettacolo che le partite sono tutte da godere però si faccia anche fatica a programmare una squadra che va in fuga solitaria se sì, uguali guardi Francesco credo non ci sia un campionato in cui c'è una squadra che ha un grande margine sulle altre come capitava qualche anno fa evidentemente, ripeto, c'è un grande equilibrio e questo aiuta noi che vendiamo il prodotto ad attaccare la gente davanti agli schermi, davanti al computer a proposito di vendere il prodotto Pozzecco che durante il star Game si toglie la tuta e dà il eh, sole e diventa. Questo lì. È, lui. Eh, è lui. Questo è Pozz, eh, credo spettacolo o uno spettacolo. Mi sembra un palazzo pieno eh, a Verona, partite che non so se quanto senso hanno oggi nel 2015. Infatti la Gazzetta ieri lamentava un certo distacco fra Federazione eh, e Lega. Insomma, la nazionale non manda volentieri i suoi, Milano non li manda perché ha impegni di eh, EuroLega diciamo così rispetto ai grandi all star game che furono uno star game un pochino in versione ridotta però va detto che può essere anche l'occasione di vedere qualche nome nuovo certo. Pascolo allo star game Spangler all star game insomma cioè, certo. Si è vista anche un po' di respiro. Però chi fa spettacolo alla fine il vecchio Pozzi. A proposito sì. di spettacolo, complimenti all'ardita la l'isola all del, del presidente Falzari, ha vinto a Vicenza in Serie C. Eh beh, insomma, <ride> oggi è la giornata in cui facciamo questo tipo di commento: no? il bello dell'equilibrio. L'ardita va a Vicenza senza avere una fish da giocarsi sul tavolo e torna con uno scalpo prestigioso. Direi anche meritatamente che è una bella vittoria. Insomma, sai, sono squadre queste in un campionato che non ha retrocessioni che possono permettersi di andare su campi invece dove c'è pressione, perché devi vincere, perché hai ambizioni di alta classifica, e di andare a giocare partite alla Garibaldina. L'Ardita ieri ha imbroccato una partita del genere e ha messo sotto una squadra invece che aveva necessità di due punti. Ecco, forse questo è un campionato falsato, falsato dal fatto che non sono retrocessioni, e quindi da qui alla fine vedremo tante partite a rischio per le prime. Direttore, eh, iniziano anche gli australianoppi. Penso che tu sei un appassionato... Sì, molto. Di tennis, eh, mi dai un favorito? Qualcuno ah, Fed, Allora, intanto è chiaro che noi siamo tutti tifosi di Federer, ormai credo sia l'idolo di tutti, e quindi ci auguriamo che eh, riesca a arrivare fino in fondo. 3 su 5 è dura, che vinca un, uno slam, però per come sta giocando, credo che lui non abbia mai giocato così bene. Se tiene botta fisicamente ce la può fare, anche perché Djokovic non sta benissimo, arriva con problemi di salute, influenza, Nadal è un'incognita. Quindi potrebbe anche giocarsela, però stiamo attenti ai nuovi che avanzano, i Raonic di turno che potrebbero veramente, eh, come insegna Cilic a US Open, non è più solamente questo credo Fab Four, i meravigliosi quattro, credo che sia da, e per quarto intendo Marra, credo che ci sia da aspettare, qualche, da, ci si possa aspettare qualche sorpresa e qualche nuovo giocatore che si affaccia alla ribalta. Per quanto riguarda invece gli sport invernali, eh, c'è questa Lynn Seymour che ha vinto la 66esima eh, gara di Coppa del Mondo, sì. Siamo un fenomeno sulle, sulle, sulle sci. E tu, so se segui anche lo sì, sci, il direttore, seguo. hai avuto modo di apprezzare ma sì, soprattutto ho apprezzato il fatto che Tiger Woods l'abbia riempita di messaggini per farle i complimenti. <ride> no, Invece sottolineerei il fatto che in Italia, con tutte le difficoltà che abbiamo, sì. riusciamo sì. sempre a tirare fuori dei super sciatori. Adesso c'è Gross che non ha nulla a che fare. Col mitico pierino della Valanga Azzurra, che ha fatto un primo e un secondo posto. C'è la Fanchini che nonostante. Abbia mille acciacchi ha vinto eh, sabato, venerdì credo, perché ho letto io la gazzetta. Sabato, sì. La Fanchini che poi mi, mi sorprendeva questo nel leggere la cronaca: finita la gara non riesce a camminare, non ha cartilagini nelle ginocchia, però quando viene giù da tutto al 100%. Beh, complimenti a questi grandi atleti, complimenti a questi super uomini, super donne che vengono giù con un coraggio, con una tecnica spaventosa e che meritano tutta la nostra ammirazione. Direttore, eh, ho tenuto per ultimo un po' di dati anche perché è bello sì, incensarsi ma fino a un certo punto, certo. però è anche giusto dare le notizie, eh, i numeri quando sono concreti e, e, e soprattutto positivi come questi. Anche ieri eh, oltre mille persone in diretta per lo streaming della GSA, eh, insomma il sito web di ffgspotchannel.com sta funzionando in settimana avremo la diretta di GSA Udine contro Iadan e poi il Basket Day nel, nel fine sì. settimana più tutte le... Eh, Vabbè, altre insomma, eh, live che poi <ride> ieri devo dire no, contentissimo, ieri complimenti anche a Alberto Tonizzo e a Max Fontanini hanno fatto un egregio lavoro in diretta da, eh, da, Lugo? da Lugo di Romagna. Credo che quello che stiamo facendo per la Serie B non abbia uguali. Tutte le partite in diretta in casa e fuori, ieri poi si vedeva anche bene, ogni tanto c'è qualche problema tecnico nel corso delle giornate, ieri no, però la gente si è affezionata e stiamo dando un grande servizio. Questa è la cosa che più mi inorgoglisce e credo che ci permetta anche di fare propaganda allo sport che come abbiamo dimostrato anche ieri se regalare in assoluto più emozioni non me ne vogliano gli amici del calcio e della pallacanestro dicevi in apertura di trasmissione è importante arrivare prima in realtà adesso eh, la Lega Pallavolo sta facendo streaming la Lega di serie Ma, eh, B sì. di pallacanestro sta facendo streaming Insomma, noi abbiamo presentato eh, sì. alla, alla, alla Lega Pallacanestro alla LNP ancora due anni fa un progetto per una web tv con, tutti i con tutte le partite live dai vari campi un grande portale che permettesse al tifoso di collegarsi col telefonino o col computer e di guardare la partita che più gli piaceva questo progetto è nelle mani di chi di dovere da due anni poi purtroppo arriva la Lega Basket e, e, e lo fa il problema è sempre quello Francesco A avere le potenzialità economiche per poterlo fare certe cose e B arrivare un secondo prima degli altri peccato che la LNP non ci abbia creduto fino in fondo prova ne sia che il suo Presidente Ex adesso è a casa e c'è stato un ribaltone ai vertici, forse non è un caso. Diamo dunque allora gli appuntamenti per questa settimana, mercoledì 21 gennaio alle 20.45, GSA Udine, Franco Roberts, sì, Iadran, Trieste. Tutti benedetti, oppure davanti alla televisione. O tutti davanti alla televisione. Sabato prossimo e domenica prossima ci sarà da Cividale del Friuli il Basket Day di Serie C regionale, quindi qua al massimo della Pallacanestro Friuli Venezia Giulia. E poi pallavolo con Itas Sestafiera, Milano in Brescia e Zignano GSA Udine, domenica 25 gennaio. Grazie Giulia. Grazie Francesco, buona settimana a tutti. .